Il 28 dicembre alle 21.30 sarò ospite sul canale della Curva Nord in una live dove loro spiegheranno il nuovo corso, il nuovo striscione, ci sarà uno striscione unico, eh, lo scioglimento dei boys, insomma, spiegheranno loro tutto quello che sta accadendo, cose che comunque ci stiamo chiedendo un po' tutti in questi giorni, no? Cosa sta succedendo alla Curva Nord? Ve lo spiegheranno loro in questa live del 28 dicembre alle 21.30, dove non devi mancare, perché ho anche la fortuna di essere stato invitato, e ovviamente non mancherò, cioè io sono, eh, sono veramente onorato di far parte di quella live dove eh, ci saranno anche altri personaggi importanti quindi io con molto piacere e le ringrazio ho accettato di partecipare a questa live che secondo me in senso positivo farà molto rumore perché siamo tutti curiosi di capire cosa sta accadendo come ho detto prima come si stanno riorganizzando eh, la curva nord del cuore pulsante della tifoseria dell'inter quindi siamo tutti curiosi di capire e di sapere eh, I nuovi sviluppi le spiegheranno loro nella live del 28 dicembre alle 21:30. Ragazzi, non manchiamo, eh? cioè, fatemi fare anche bella figura, ci sono anch'io. Eh, quindi qui ci siamo. Ieri io avevo detto che la partita l'avrei guardata, l'ho guardata, il risultato in testa che avevo non lo dico perché ha vinto l'Argentina, ma il mio risultato in testa. Era quello di una vittoria dell'Argentina perché la Croazia, cioè la Croazia, bella squadra, bella squadra, no? Però è inutile che tu abbia il 60% di possesso palla e che tutti li importano due volte. La Croazia manca un centravanti. Prima io non sono più un ragazzino, prima si diceva quando te hai un centravanti buono e un portiere hai mezza squadra fatta. alla Croazia... Manca il centravanti. L'Argentina, con molto meno possesso palla, ha fatto male alla Croazia. Per quelli poi, ragazzi, che dicono: eh, Ma l'Argentina, con tutti quei palleggiatori che ha a centrocampo, tra l'altro, De Paul, giocatore incredibile per me. Per come vedo il calcio io, De Paul, giocatore incredibile. Era stato vicino all'Inter, siamo sempre lì: con i cinesi dove volevi andare? Come fai con i cinesi a prendere De Paul? Non lo potevi prendere De Paul. No? Nonostante tutto, se vi ricordate, l'Udinese propose all'Inter anche delle rate da 7 milioni per 5 anni prima si poteva fare, l'Inter purtroppo lo lasciò andare, Paredes De Paul cioè gente che gioca a altissimi livelli in squadre no? Allora, la gente si dice: ma con tutti questi palleggiatori che hai a centrocampo, non puoi giocare in contropiede, ho capito, ma te c'hai il giocatore più forte eh, del mondo, cioè è normale tu debba improntare su di lui. Gran parte del gioco sviluppato e poi cosa gli vai a dire um, all'allenatore dell'Argentina? È in finale molto probabilmente io non sono scaramanti o vinceranno il mondiale. Io ve l'ho detto dall'inizio che avrete fatto Argentina in questo mondiale e quindi hanno prontato il gioco su Messi perché, eh, perché sta portando i frutti. Si è portato a spasso il ragazzino il difensore della Croazia che già avevano valutato 100 milioni. Lo ha umiliato perché ha fatto un numero ieri, Messi, ragazzi, roba veramente. Come dice Adani, a volte sembra che lui riporti proprio Diego Maradona sul campo, un fenomeno incredibile. Non l'ho mai detto questa cosa, Messi e Ronaldo, per come la vedo io. Messi è qui e Ronaldo è qui. Non c'è paragone, ripeto, per come la vedo io. L'unica cosa che mi dispiace vedere comunque eh, dopo l'Ionel il giocatore è assegnato di più in panchina soprattutto nelle qualificazioni che è Lautaro Martinez, quello mi dispiace ma bisogna riconoscere che questo Julian Alvarez purtroppo qualche d'uno mi, mi ha cancellato i video io parlavo di Julian Alvarez prima che venisse accostato all'Inter poi dopo è andato al City Julian Alvarez è un giocatore secondo me da un po' più di profondità rispetto a Lautaro Martinez ed è quello che cerca L'allenatore dell'Argentina perché improntando il gioco parecchio su Messi, poi dopo ti serve uno e comunque ti dà profondità che tu lo possa lanciare negli spazi. Julian Alvarez è molto, molto forte, molto duttile e soprattutto è cattivissimo sotto porta. È un giocatore cattivo, ma proprio cattivo. Lui, appena vede la bocca, gli si crea la bava. Ecco perché sta giocando titolare. Non vuol dire nulla. Non vuol dire nulla e fa panchina in Manchester City. Non vuol dire nulla. Mi sembra che stia facendo male. Mi dispiace per Lautaro, ma è... Julian Alvarez, ragazzi è un bel giocatore. Parliamoci sinceramente, ed è un giocatore diverso da Lautaro. Martinez. Sono due giocatori totalmente diversi. Stasera c'è Francia-Marocco. Secondo me non è così scontato, che la Francia fa faccia una passeggiatina di salute, anche perché poi la stessa Argentina che ha dietro dei difensori cattivissimi perché dietro sono cattivi ragazzi e quelli picchiano picchiano soprattutto notamenti ma sono, sono bravi cioè sono dei grandi difensori ma la Francia sarebbe un una bellissima finale perché anche la Francia ha, ha comunque una buona difesa e soprattutto davanti davanti la Francia non è la Croazia attenzione Argentina in caso la Francia arrivasse in finale davanti quelli ti fanno male quindi mi piacerebbe molto vedere l'attacco della Francia contro la difesa dell'Argentina e viceversa per me sarebbe una finale spettacolare perché la sorpresa Marocco, no, con quelli che dicevano in Marocco una squadetta no, il Marocco è lì perché se lo merita perché è una squadra organizzata c'è un allenatore che ha vinto anche la Coppa d'Africa se, se non sbaglio è un allenatore molto bravo che fa giocare bene la squadra ma che so, soprattutto l'ha organizzata benissimo la squadra l'allenatore del Marocco ripeto, te non devi guardare solo il pallone che entra dentro te devi guardare anche un pochino i movimenti si muovono come militari, soprattutto in fase difensiva, senza possesso, e quando hanno il possesso della palla, la palla te la tengono in terra i marocchini. Te lo ripeto: quando eravamo bambini, l'allenatore ti diceva: Tieni la giù la palla, tieni la giù perché la controlli meglio. Perché c'è il possesso? Perché parte il portiere con la difesa a giocare, giro palla dietro? Perché il perché giro palla da dietro ti permette di avere il controllo della palla fino all'assù perché se te lanci lungo il controllo della palla non ce l'hai più ecco perché è importante tenere la palla a terra ovviamente salvo in certi casi che la partita è fatta di, di tantissime fasi in certi casi in certe fasi della partita hai bisogno di lanciare lungo o perché vuoi far respirare la squadra o perché eh, vuoi un attimino cambiati, vuoi un attimino ri riorganizzare, riassettare a livello tattico, Nel frattempo, lanci la palla su, ma devi avere un attaccante che te la tiene perché se lanci su la palla a attaccanti di 1,70 m difficilmente te la tengono. Ecco perché quindi quest'altra bella partita Francia a Marocco. Secondo me sarà bella tosta Messi ieri veramente. Cioè, Messi è un giocatore, che ti fa proprio innamorare di questo sport, è proprio, cioè. È uno spettacolo, io se ti ricordi, cosa ti avevo detto due mesi fa: questo è l'ultimo mondiale di Messi. Faranno di tutto, soprattutto i compagni, daranno il 2000 per il 2000, per far vincere questo mondiale, soprattutto a Leo Messi, che già ora è una leggenda del calcio. Immaginati dopo, cosa, cosa sarà, che emblema sarà per il calcio mondiale, Leo Messi e per quello che l'Argentina, ragazzi, questi non mollano, sono tosti sono attivi, eh Maggioni in contropiede l'importante è vincere l'importante ragazzi è vincere Gentina sta vincendo ripeto, mi dispiace solo per Lautaro perché io gli voglio bene a Lautaro però ragazzi eh, nel calcio non esiste riconoscenza, non vuol dire nulla che ha fatto più gol dopo Messi e quello che ha fatto più gol di tutti nel calcio non esiste la riconoscenza il calcio è crudele, quindi c'è questo Alvarez che sta facendo gol e A livello tattico fa comodo l'allenatore per il gioco che vuole fare lui, sta giocando Julian Alvarez, che non è l'ultimo degli arrivati. Parliamoci di altri. Poi il centrocampo dell'Argentina, ragazzi, ovviamente l'Argentina è un centrocampo favoloso, ha dei palleggiatori incredibili. Ripeto, io vorrei vedere Francia-Argentina perché sarebbe una finale spettacolare. Con questo io ho concluso. Ti ricordo di lasciare perdere il giapponese. Iscriviamoci al canale, attiviamo la campanellina e ci becchiamo oh, prima possibile. Ciao Inter!